Per il weekend del 5 e 6 ottobre è in programma la quinta edizione dell'evento Valle Foglia d'autunno, che si terrà nella piazza del municipio di Montecchio e sarà un'occasione per scoprire le eccellenze enogastronomiche e locali e immergersi nella cultura del territorio. Valle Foglia è la terza città della provincia di Pesaro Urbino, una città industriale, una città dove c'è la piena occupazione, c'è il lavoro, ci sono tanti servizi. Puntiamo molto anche sull'ambiente, il paesaggio, il turismo, l'agricoltura, l'enogastronomia, prodotti di grande qualità. Il tentativo di questa quinta edizione è quello di affermare nel tempo, negli anni, un evento che, come tutte le fiere, ha bisogno di anni, perché io che ho partecipato a tutte le fiere del nostro territorio ci vogliono 20-30 anni per affermare una grande fiera. Questa manifestazione è un appuntamento per celebrare l'arrivo della nuova stagione e i suoi prodotti tipici come funghi, tartufi e vino, ma è anche un'occasione per mettere in luce i tre castelli di Valle Foglia, Monte Fabbri, Col Bordolo e Sant'Angelo in Lizzola. L'obiettivo è quello di far diventare l'ambiente, il paesaggio, la storia antica dei tre castelli, che erano tre comuni autonomi, Monte Fabbri, Col Bordolo e Sant'Angelo in Lizzola, su cui stiamo cercando di avere dei finanziamenti per rendere fruibili le grotte dei tre castelli, e far diventare anche l'enogastronomia, diciamo, l'ambiente, il paesaggio, la storia e l'agroalimentare un pezzo dell'economia di una città che pur rimane una città industriale. Nei giorni dell'evento saranno presenti gli stand gastronomici che offriranno assaggi di piatti tipici come la polenta con i fagioli. Nel ricco programma della manifestazione spiccano anche i momenti musicali. Valle Foglia d'autunno si conferma così un appuntamento imperdibile. I partecipanti avranno l'occasione di vivere due giornate tra buon cibo e musica. Per la realizzazione dell'evento è importante la collaborazione della Proloco di Montecchio. Speriamo che anche in questa mostra mercato riusciamo a far conoscere i nostri prodotti. Naturalmente è una mostra mercato, quindi si parla di prodotti del territorio, melograno, miele, funghi, tartufo, perché sì, Montecchio è la nostra zona industriale, però è anche una zona agricola. Spero veramente che sia una bella festa e che la gente si diverta, ecco.